perché mi aveva dato appuntamento per le 3. E allora può darsi che venga subito. Ma perché? Io alle 4 ho lezione. Maestro? Sì e no. Di musica. Parlavo della scuola di canto. Non che io insegni canto, ma se non si perde un po' di tempo a insegnare le canzoni ai cantanti, nessuno ce le canterebbe. Le imparano a orecchio, eh? Non conoscono la musica. Sicché lei scrive canzonette, eh? Signori, Vito, signori. Quello della canzone degli oleandri con le rose e della canzone di Maiù. Le conosce, eh? Sì. Ma allora lei non viene per denari. Cosa? Sì, volevo dire, insomma, lei è un amico del signor Marchi. Ma direi di sì. Allora, lo faccio chiamare subito. Grazie. Luisini, prego, si accomodi. Molte grazie. Luisini, signori, venga. Venga un po', grazie. Luisini, tartaruga, avanti. Allora, fa una roba, va qui al caffè, a chiamare il signor Marchi, che venga subito. Sì, venga subito qui, sì. Cammino. Ma quello, eh? Eh sì, è un po'... Il signor Marchi viene subito. Grazie. Bisogna avere molta prudenza. Gente che chiede del signor Marchi, bisogna scoraggiarla finché non se ne va. Tutti creditori, eh? Tutti. Ma come fa a pagarli tutti? Ma non li paga. Va bene. Va bene, però la camera, dico. La camera la dovrà pur pagare. No, non la paga. La padrona dell'albergo, che è morta 3 mesi fa, ha lasciato nel testamento l'obbligo di ospitarlo gratis. E perché? Signora Genore, il signor Marchi ha detto che viene subito, sì. Fa finisce la partita e poi è qui. Va bene, fila. Il signor Marchi verrà subito, sì, eh? Ma io ho fretta, quello gioca. Beh, lo lasci, si sta guadagnando le sigarette, alle carte, è imbattibile. Certo che è un bel tipo, però, eh? Sempre allegro, sempre spensierato. Chi non ha denari non ha pensieri. Sì, va bene, ma che un uomo alla sua età debba ridursi a vivere alla giornata. Con un fratello ricco, poi. Sì, lo so. Sì. Perché ha un fratello ricchissimo. Sì, lo so, però io non lo conosco. Caspita, Giuseppe Marchi del cotonificio, Marchi. Sì, volevo dire che qui non è mai venuto. Sì, lo so, e sono in rotta. Non si parlano nemmeno, è vero? Sì, va via! Quando stai qui a Il signore desidera? La camera numero 19, per piacere. Ah, la camera del signor Marchi. La camera del signor Marchi è la prima in fondo al corridoio, ma il signor Marchi non c'è. Me lo figuravo, me l'avevano detto. Vedrai che non lo trovi. È uscito 10 minuti fa, È vero, signore? Cosa? Che il signor Marchi è uscito 10 minuti fa. Ah, sì, è uscito 10 minuti fa. Guarda. E si può sapere dove è andato? Non saprei. Credo alla banca. Alla banca? Sì, alla banca. Il ha pagato una fattura qui al signore, vero signore? Sì, ha pagato una fattura per... E allora deve essere rimasto quasi senza denari, allora mi è parso di capire che fosse andato alla banca. Allora, in ogni modo gli dica che è venuto qua Bertoni. Lui sa chi sono. Bertoni. E che oggi è il 14 e che il 12 era l'altro ieri. Lui capisce? Ti ricorda? Bertoni, che oggi è il 14 e che l'altro ieri era il 12. Bravo. E che con me non si scherza, perché io sono anche capace di mandarlo in galera. Buongiorno. Che carattere. Comunque, per oggi è andato. Oh, santo cielo, ma io non saprei vivere così, però. Il signor Marchi ci si diverte, invece. Anche quando si trova a 3 piedi, un tipo come quello lì. Quello è il bello. Sì. E riesce sempre a cavarsela in un modo o nell'altro. Guardi, una settimana fa è stato qui il sarto. Altro che Bertoni. Lo crederà. Dopo un quarto d'ora...
se ne è andato via commosso. Ah, non so perché. È geniale. Salute, servo della gleba. Ah, là, dimmi un po', chi mi vuole? Sono io, ciao. Ma... ciao. Ma scusa, non me l'avevi detto tu di venire a quest'ora? Sì, beh, allora... Ti ho portato la musica. Bravo. Allora, hai finito il capolavoro? Quasi. Se fai le parole oggi, dopodomani, Dio, si può anche andare in scena. Quanto? E se dopodomani si va in scena, io dopodomani sera mi becco 2000 lire. Benissimo, magnifico, fuori il capo al lavoro. Lasciaci, o le zante fiore dei tropici, va. Vieni qui, papà, fammi sentire il capo al lavoro. Ho ottenuto lo stile viennese. Sì. Mi hai detto che al terzo atto c'è una bella scena di ballo al Prater. Sì. Mi pare che lo stile ci sia. Sì, vai, lascia stare lo stile, tira via, fammi sentire. Senti un po'. Sì. Va? Magnifico, è quello che ci vuole. Grazie. A me fa schifo. Ma non importa, ma per quello che deve servire è l'ideale. Ma sei molto gentile. Ma scusa, caro, non deve mica piacere a me, no? Deve piacere al pubblico di un teatro di secondo ordine. Dunque, va bene, noi facciamo presto, mettiamo le parole e via. Ma hai un'idea? Un'idea per che cosa? Per le parole. Per le parole. Io lo capo, quando mai per le parole di una canzone ci vogliono delle idee? Già. Allora. Senti, ma chi la canta poi? Come chi la canta? La Surè? Sì, ma quale? Come quale? Io il mio bello! Titti prima! Ma allora la Marta fa il fiore del fango? No, caro, no. Il fiore del fango lo fa anche quello la Titti prima. Sì, se lo canta la Marta stiamo presi. Scusa Stefano, ma Marta Marlene non viene da te oggi? Sì? Sì, viene da me. Dopo la prova. Beh, e con questo? Ma sai, perché ieri sera mi ha detto, guarda allora, che o la romanza o il fiore del fango li faccio io. Domani vado da Marchi a mettermi d'accordo. Quindi credevo che... Ah, povera figliola, quella Vanessa. Sì, l'ho invitata a venire da me a prendere un tè. E quando poi te la trovi davanti, per una carezza in più o in meno, le fai fare la romanza, il fiore, il fango, tutto quello che vuole. No, bellezza mia divina, non mi credere ramollito, non mi credere. Senti, piuttosto volevo dirti, non è mica una buona idea quella che hai avuto di cedere per 2000 lire a 6 anni i diritti d'autore di questa operetta. Ma, non lo so, sarà benissimo. Beh. E ti devo dire, a me mi servivano 2000 lire subito per tappare un buco che c'avevo, noioso che non dico. Una sera incontro i 6 anni. Siccome avevo raccontato 3 o 4 barzellette proprio così divertenti, i 6 anni mi fa, ah, perbacco, lei è un uomo spiritoso, lei dovrebbe scrivermi un'operettina. Dico sì, io dico, glielo scrivo subito. Dico, quando mi dà? Lui mi dice, le do 500 lire subito e il 50% dei diritti d'autore a me. Dico, io gli ho risposto, no, niente. Niente, quando io le lascio tutti i diritti d'autore, lei mi dà 2000 lire alla consegna del copione. Hai capito? Così, dopo domani sera, se si va in scena, io mi becco 2000 svanzi che te, hai capito? Ma signore, mi ero dimenticato di dire che è stato qui un certo signor Bertoni. Bertoni? Sì, un brutto carattere. Ha detto così che oggi è il 14 e che l'altro ieri era il 12. E che con lui non si scherza, perché lui è capace di mandarlo in galera. Accidenti, figliolo. Altro che romanzo, chi? Io mi ci voglio 2000 lire subito. Aspetta, non che 2000 lire subito. No, non ridere, idiota, non scherzo mica. Sì, accidenti, hai sentito, quello mi manda in galera. Vada là che lei sarà capace di cavarsela anche questa volta. Ma no, altro che cavarmelo, questa volta sono... Oh, ma guarda, stavolta come mi sono inguaiato. Non l'ho mai fatto. Ma guarda, non l'ho mai fatto. È la prima volta che... I 6 anni, capisci? Mi aveva garantito che l'11 sera si sarebbe andati in scena. Ma caro Stefano, se tu dai retta, è quello che ti dice un capocomico. Sì, vabbè, caro, adesso lo so, ma allora io non lo sapevo. Hai capito? Come allora? Io ho firmato una cambiale che scadeva il 12, convinto di poterla pagare con i denari che il 6 anni mi avrebbe dato l'11, a un mese, date. Ma lascia che vada in protesto, cosa vuoi? Una cambiale più, una in meno, tanto. Signor Marchi, io gliel'ho sempre detto, attento alle cambiali. Guaio,
Questa cambiale ha una firma d'avallo. Ah sì? Ah, tanto meglio. E allora? Tu non capisci niente. Perché? Questa firma è meglio che non se ne parli, hai capito adesso? E, ah, è la firma di mio fratello. Oh, allora che? Visto che quattrino me ne dai il suo nome, dovrebbe servirmi qualche cosa? Stefano, ma non sai che si può finire? Sì, si può finire, lo so, è per questo che sono... Senti un po', e non te la puoi far rinnovare? Ah, figo di farmi rinnovare, con quel Bertoni lì. Lo so, e d'altronde, caro, io non posso proprio prestartele. Guarda, se potessi, parola d'onore, ma non posso. D'accordo, non senti, posso. Però tu mi puoi fare un favore? Guarda, quelli del 6 anni... Per lui dammele dopo domani, dammele oggi, no, tanto è lo stesso, me le deve dare. Guarda, se tu speri nei 6 anni, stai fresco. Come speri nei 6 anni? Che mi deve 2000 lire? Te le darà se farà un buon incasso. Ma figliolo caro, ma quando si è preso un impegno? Ma figurati, 6 anni. A 6 anni! Ma dico, se tutti facessero così, quando devono dei denari, allora... Sì, vabbè, faccio anch'io così. Ah, se tutti facessero così, allora... Io ho creduto mio dovere avvertirti, però, Sì, sì, insomma, non c'è niente da fare, eccomi qua. Senti un po'. Tuo fratello. Chi? L'ingegner Marchi? Grande ufficiale Giuseppe? Ah! Accidente, buono, hai trovato quello buono. Ma se tu gli spiegassi questa... Che cosa? Che ho firmato io per lui? Allora sì, sto proprio fresco, sto fresco. Già, ma d'altra parte avrà pure un po' di cuore quest'uomo. Cuore, quello lì, ma che cuore. Quello lì al posto del cuore c'è un pezzo di cemento così, c'ha. Che poi in fin dei conti, qui si tratta di 2000 lire, non è che... Guarda, anche se si trattassero di 5 lire sole, quello lì tu non lo conosci, quello è sempre stato così. Quando dici una cosa, non c'è verso di farlo smuovere. Ma... Adesso ha detto basta, ed è basta. Vedi, guarda... Quando morì il povero papà, io voglio la mia parte di eredità invece di lasciarla nell'azienda. Questo lui non me l'ha mai perdonato, mai! Per di più, tu lo sai, no? Io ho sempre condotto una vita spensierata. E vabbè, insomma, anche adesso, no? Insomma, io gioco, ballo, bevo, fumo, insomma, mi diverto, faccio questo, quel che mi capita. Tutte cose che lui non ha mai saputo fare e questo, lui... E lo perdona ancora meno. Già, lui dice che io lo indigno. Invece no, sai cosa? Che lui mi invidia. Se io avessi fatto come lui, capisci? Se io avessi condotto come lui tutta una vita di sacrificio, lavorato giorno per giorno così per accumulare denari, per dei figli, sempre i figli che non ebbe mai... E oramai, figurati, non li verranno più. Se avessi il fegato in disordine come ce l'ha lui, fossi mio peccato, radino, stupido come lui, allora forse, chi lo sa, proverebbe per me un po' di affetto. Tipo, ma tentare, delle volte. Tentare, sì. Ma che però? Non si sa mai. Che vuoi tentare? Se vado da lui che lo... capace di non ricevere. E telefonagli. Sì, e che non mi fa dire che non c'è? E tu non dirgli che è per i denari? Inventa una storia. Ma sembra che tu abbia perso ogni energia. Che diavolo? Senti, guarda, io proverò. Però tu mi fai un favore, guarda. Dimmi. Vai da sto 6 anni, benedetto. Vedi un po' di commuoverlo. No? Proverò. Provi. Vai. Grazie. Scusami. Ma poi mi vieni... Ma guarda, io vorrei aiutarti sul serio, sai. Grazie. Poi mi vieni a dire quel di... Coraggio, sì. Coraggio. Tu, stai su, Grazie, caro. Coraggio. Sì. Coraggio. Telefonare a Giuseppe. Mo'. Proviamo. Per quello che mi costa, si può sempre provare. E telefoniamo a Giuseppino Bello! Anche questo mi doveva capitare. Ah, là! Pronto? Senta, guardi, mi fa parlare col cotonificio Marchi? Sì, va bene, grazie, aspetto. Sì, aspetto. Pronto? Pronto? Sì, nel cotonificio Marchi? Guardi, vorrei parlare col grande ufficiale Marchi. Io sono suo fratello. Sì,
aspetto. Attenzione. Adesso questo mi fa dire che non c'è. Scommetto la testa che mi viene all'apparecchio il Pivetti, si sprofonda in scuse, ma il grande ufficiale è assente. Non c'è, il grande ufficiale è assente. Ah, pronto? Pronto? Chi è? Ah? Eccolo qua. È lei, Pivetti? Oh, guarda, non c'è, non c'è, ma guarda un po', non c'è, ma davvero non c'è. Come, come, come? Lasciar detto a lei? Lasciar detto a lei? Adesso gli chiedo. No. Oh, no, non posso, no. Non posso dire a lei, no, che è una cosa terribile. No, 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 non per me solo. Oh, la rovina di una famiglia. Una notizia che mi è pervenuta. Una catastrofe. No, guardi, non mi posso spiegare di più. No, non posso. No. Le parlo solo negli interessi di mio fratello. Sì, cose terribili, terribili. Le dico, la rovina di una famiglia. Cosa? Telefonare? No, guardi. No, è inutile telefonare. Potrebbe essere troppo tardi. Addio. Là. Così impara a farmi dire che non c'è. Maledetto. Cucù! Chi è? Ah, sei tu? Ciao, autore. Ciao, interprete, ciao. Mi fai venire fin qui per farmi questa accoglienza? E se tu sapessi quanti mai diavoli ho io per ogni capello che... Sì, va bene. Ma un'altra volta che mi inviti a casa tua, stai fresco se ci vengo. Se lo sapessi quel che mi capita. Io so che anche ieri sera pareva che se non fossi venuta oggi qui saresti morto di crepacuore. Già, bravo, invece oggi è una cosa diversa. Sarà stata quella strega della Titti prima che ti ha messo su. Di la verità, è venuta a trovarti lei. Senti, cara, guarda, a me la Titti prima mi fa l'effetto di un dromedario con la tosse. E allora, perché non fai fare a me il fiore del fango? Almeno sarà giovane, e deve esserlo perché lo dice anche. La mia infanzia è sbocciata nel fango, e la mia giovinezza si trascina così. Pallido fiore della strada, senza un sorriso di madre, senza la carezza di un focolare. Hai sentito? Sto già la parte, fammi fare il fiore del fango. Ma no, e fin di quelli tu sei l'autore, se vuoi mi fai dare la parte. E poi io sono una soubrette e nell'operetta non ci sono che due particine, fammi fare qualcosa. Ci vedremo. Fammi fare il fiore del fango, via. Sei tanto simpatico. Pensa che per venire da te ho inventato una storia al mio fidanzato. Oh, figurati. Torletta geloso, sai. Ah. Se venisse a sapere che sono qui ci rovina. Bene. E campione di lancio di palla incatenata, cosa credi? Se ti dà un pugno ti riforma. Ale! Fammi fare il fiore del fango. Non fosse altro che per far dispetto a quel tirchio dei sei anni che vuol mettere avanti la Titti. Brava! E così addio le mie 2000 lire. Non posso, Marta mia bella cara, non posso, credimi, non posso. Allora? Niente da fare, dico per il fiore del fango. Senti, cara, guarda, io ti giuro che adesso non ho proprio la testa a queste stupidaggini. Però ti prometto una cosa, che se le cose mi si mettono a posto così, ti faccio una scenetta per te proprio. Sei contenta? Va bene. Caro, sei Marco, signor Marchi, scusi. Niente. Signor Marchi, c'è suo fratello. C'è già nel salone. Rocco! Allora ha bevuto la telefonata! A Genove! E là! Io forse sono salvo!
Don Salvo! Non sono fritto! Accidenti! Se quello mi trova qui una donna, quello non mi molla di un soldo! Ma chi è? Stai zitto! Fai là dentro! Fidati la tua roba! Fai là dentro, cara! E guai a te se ti muovi! Stai zitto! Se non ti chiamo io, non ti muovere, capito? Stai zitto lì dentro! Là! Adesso, forza! E coraggio! Allora? Caro Peppino! Ma chiamarmi Peppino! Te l'ho già detto altre volte! Caro Peppone! Non puoi chiamarmi Giuseppe? Scusami, caro, mi sembrava che i vezzeggiativi fossero più affettuosi. Affettuosi? No, 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 no! Vero? No! Allora? Allora? Perché hai telefonato a Pivetti? Cosa vuol dire? La rovina di una famiglia? Povera, ma se tu non eri in ufficio, come fai a averlo saputo così presto? Vado alle perle. C'è del vero o è una delle tue solite frottole? Allora, un po' di vero c'è. Come un po'? Un po'. Nel senso che io mi trovo in una situazione veramente grave, sai? Ah, tu? E la rovina di una famiglia? Scusa, perché io non sono della famiglia? Ti ho già detto altre volte che dei fatti tuoi non voglio occuparmi. Non credo che il tuo generoso cuore di fratello saprebbe resistere al rimorso di avermi abbandonato proprio qui in un momento in cui sento maggiormente il bisogno di averti vicino a me. No, vero, no, bando al melodramma. Bandisci tutto tu, no? Insomma, Peppino, tu mi devi aiutare. Ti ho già detto che il solo aiuto che puoi aspettarti da me è un impiego. È questo che mi chiedi? Guarda, mi trovo in una situazione veramente seria. È un impiego che vuoi? Non so veramente come fare. È un impiego che vuoi? No! Allora, buongiorno. Senti, non puoi andartene così! Non sai nemmeno di quello che si tratta. Avrai bisogno di denaro. Poca roba, guarda. No, neanche un soldo. Ma... Giuseppe, guarda, ti assicuro, mi trovo in una situazione veramente disperata, te lo giuro. Cosa vuoi dire? Beh, vuol dire che non obbligarmi a spiegarti cose che ti basti sapere. Non ti credo. Che sei senza cuore. Io, eh? Io che ho sempre condotto una vita onesta di lavoro e di risparmio. Io che sono l'uomo di una sola donna, mia moglie. E che donna? Io che ho avuto un solo sogno, avere dei figli. Io che non ho nulla da rimproverarmi, io sono senza cuore. E tu che hai dilapidato cretinamente il capitale accumulato dal povero babbo. Tu che hai più debiti che capelli in testa. Tu che non hai una casa, una famiglia. Tu che cosa sei? Ognuno vive come vuole. No, vero? No. Non hai nessuna scusa. E perché dovrei aiutarti io? Per facilitarti la tua vita scioperata? Perché io sono tuo fratello. No? Adamo maledisse Caino ed era suo figlio. Gli uomini come te mi ripugnano. E non sono un senza cuore. Se tu avessi una famiglia, una moglie, un figlio, ti aiuterei per loro. Se sapevo mi sposavo. Non scherzare, disgraziato. Sapessi quanto ho sperato che tu mettessi la testa a partito, che tu trovassi una donna da sposare e che almeno il cielo benedisse la vostra unione. Ma il cielo non mi ha concesso questa gioia. Purtroppo no. E tu che ne sai? Vergognati di scherzare su queste cose. Non scherzo affatto. Ma se non sei sposato? Non è mica detto che soltanto... Cosa vuoi dire? Ebbene, Peppino, quello... E non volevo tu mi obbligassi a liberarti, era appunto questo. Un figlio? Tu? Ebbene,
da un anno. Un bimbo. Alla tua età? Da un grandicello. È un maschietto? Non dire. Una fanciulla? Ma perché non mi hai detto mai niente? È che non lo sapevo. È una storia tanto triste. Racconta. No, guarda, non farmi ricordare, No. Ma insomma sono tuo fratello, ben diritto di sapere, ti impongo di parlare. Ebbene, sia. Dunque. Allora, era... Oh, come ricordo, come vedo quella cosa che era... Una notte di carnevale, una delle ultime notti di carnevale. C'era il vento, un vento che dico, poi la pioggia, c'ero io, no? Qui, guarda, ero qui, no, lì. No, là, ero là. Ad un tratto, un giovane, si affaccia a quella porta. Un giovane? Sì. E chi era? Non capisci. Mi hai detto una fanciulla? Sì, non una fanciulla. Ma quel giovane, scusami. Fino a quel giovane era il groom dell'albergo. E mi dice: c'è una fanciulla, mi dice, che chiede di lei. E io, una fanciulla, sorpreso, capisci? Lui mi dice: sì, una fanciulla, mi dice lui. E io, una fanciulla, dico io. Ma vai avanti. Quella fanciulla. Era lei? Sì. Ecco tutto. Come ecco tutto? Che ti ha detto? Oh, tante cose mi ha detto. Sua madre? Non c'era. Morta, così non se ne parla più. E chi era? E chi lo sa? Una donna? Come chi era? Una donna, no? Era una donna. Una donna che avevo dimenticato, una cosa di tanti anni or sono, e poi... Miserie umane. E lei? Chi? Tua figlia, come aveva saputo? Che cosa? Chiari tu il padre. Ah, l'aveva detto la madre. Se era morta,